Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellos Game, sono qua col dodicesimo episodio di Punch Club. Dunque, avete notato che rispetto all'episodio precedente è passato un po' di tempo, facevo un episodio quasi ogni giorno, lasciando giusto lo spazio per fare la puntata di Spore. Cos'è successo? Dunque, io ho comprato il gioco non su Steam, ma su GOG. Questa è la premessa iniziale. Dunque, se andate nel video precedente, Marcus, un ragazzo che commenta anche nei video di Spore che magari avete visto, ha fatto un commento grandissimo, infatti lo ringrazio, dicendo che esiste la versione italiana del gioco. Esiste, è vero, con la versione aggiornata 1.7. Vedete che qua io ho la 1.6. Purtroppo, avendo comprato il gioco su GOG, che è un sistema alternativo a Steam, possiamo dire, GOG non ha fatto l'aggiornamento 1.7, di conseguenza non è possibile aggiornare il gioco alla versione 1.7, appunto, e di conseguenza avere la lingua italiana. Infatti ho solo inglese, tedesco, francese, russo, spagnolo e portoghese brasiliero. Quindi ho pensato di aspettare un pochino, ho scritto direttamente a quelli della LazyBear e anche a quelli della GOG, che sarebbe questo programma alternativo a Steam, e chiedere, diciamo, se c'erano problemi, se aggiornassero, però purtroppo finora non ho ricevuto nessuna risposta. Quindi purtroppo niente, se vi posso dare un consiglio, per adesso non compratelo per piattaforme diverse da quella di Steam, nel senso magari ce ne sono altre oltre a GOG e Steam, però di sicuro su GOG non si può giocare in italiano perché io purtroppo non posso. E di conseguenza dobbiamo giocarcelo in inglese. Io ho provato a aspettare un pochino per vedere se potevamo magari aggiornarlo, appunto, ma purtroppo non c'è stata questa possibilità. Quindi di conseguenza continuiamo questa partita. Adesso la farò magari molto meno spesso di quella precedente. Farò magari anche video più corti. C'è sempre la stessa, non è una nuova. In attesa che ci sia questo aggiornamento, anche perché hanno detto che verso settimana prossima dovrebbe esserci appunto un nuovo aggiornamento che si chiama Dark First, proprio una specie di espansione al gioco, magari in quel caso ci sarà l'aggiornamento totale. Quindi riprendiamo la nostra partita che non gioco da una settimana, ragazzi, non mi ricordo cosa stavamo facendo. Penso che avevamo appena lottato qua, test myself, infatti dice che non possiamo farlo. Perfetto. Perfetto, minga troppo. Quando è che dobbiamo combattere? Domani c'è questo combattimento, la vita, la salute va bene, questa è fissa 8 mi pare, questa 5 non scende più, fra 2 giorni questo. Allora, questo qui è finito, andrei a mangiare, non so quanti soldi, quanto cibo abbiamo qui, quindi andiamo a lavorare prima. E non lo so, magari possiamo andare anche a provare a battere la seconda tartaruga ninja, cosa dite? No, perché domani c'è l'incontro, se perdiamo un casino, quindi facciamo un po' di lavoro. Poi più avanti questo gioco diventerà anche meno ripetitivo di quanto è adesso. Ok, finita la giornata. Ecco, una cosa che hanno messo nella patch 1.7 o in quella dopo è che quando finisce la giornata non c'è l'interruzione del lavoro, quindi si può continuare a lavorare anche nel passaggio del giorno. Ok, oggi c'è l'incontro. Andiamo a riposarci e andiamo a farlo direttamente. Ok, mangia, stop, grazie. Allora, 40-70. Facciamo così, tanto abbiamo tutto il tempo del mondo. Andiamo qui, facciamo l'allenamento con Silver. Ancora questo, perché appunto, essendoci oggi l'incontro, non voglio perdere vita. Oddio, potremmo comprare una bistecca e cavarcela. Effettivamente siamo forse abbastanza forti per iniziare a fare quel ragionamento lì. Poi mi hanno suggerito un po' di persone, non nei commenti ma in privato, magari di sbloccare altri skill point, cioè non skill point ma skill, abilità skill, queste qua in poche parole. Questa che abbiamo già sbloccato, ce n'è un'altra qua che possiamo prendere subito e poi la prossima dovrebbe essere qui. Però prima dobbiamo comprare il flip kick e penso che in realtà prima comprerò il flip kick perché tanto sostituisce il karate kit e poi sarà il nostro calcio finale perché toglie quanto questo consumando meno energia, quindi utilizzeremo quello. Allora, andiamo qui a comprare da mangiare. 55, se mi ricordo bene, ci sta una bella bisteccona.
e magari un po' di frozen pizza. Facciamo un altro frozen pizza e andiamo a casa. Perfetto, allora il gatto non parla niente, quello non suona. Andiamo a dormire, appena siamo carichi, il mood non è altissimo. Adesso si recupera un pochino dormendo comunque. Ok, alzati, mangiamo e andiamo a fare l'incontro con la panza piena. Avevamo un po' di pizza da parte. Ok, perfetto, tanto il mood sale di 1. Facciamolo salire di 1, dai. Facciamo questo investimento, andiamo a combattere. Allora questo qua è abbastanza forte. Questo qua intanto è sceso a 4. Ha più vita di noi. Ha una rigenerazione dell'energia molto più alta della nostra perché ha due punti in più qui. Ha più armor, ha molta meno accuratezza. Speriamo di puntare tanto sul dodge. Allora, dobbiamo togliere questo calcio alto. Io terrei questo pugno per cercare di ridurgli un po' l'energia. E mettiamo il... Dove è finito? Questo? Esatto. Quindi abbiamo dodge, 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 contrattacco sul dodge e il pugno. Con un po' di debuff all'avversario se tutto va bene. Invece il debuff ce lo siamo beccati noi. Mi sa che va male, ragazzi. Se ci rompiamo, non aspettiamo. Andrei dal cinese a farmi riparare a questo punto. Anzi, quasi quasi, piuttosto che comprare il calcio. Oh, gli abbiamo fatto finire l'energia. Funziona questo pugno, eh? Non è male. Butto la terra ancora. Vai. Volevo dire che possiamo bloccare questa qui a 4. Io proverei ancora con questo setup. Perché gli fa consumare davvero tantissima energia. Vai, te lo butti ancora per terra. Un altro pugno. Ancora. Bene. Bene, bene. È forte questo pugno, ragazzi, eh? Non sembra, ma dobbiamo puntare davvero tanto sull'energia. Tra le altre skill interessanti c'è Skip Attack, che per fortuna lui non ha. Quindi possiamo continuare con così. Dunque, secondo me possiamo farci un giro col calcio alto, che gli togliamo un po' di più. Vediamo se funziona, perché così l'energia vedo che scende un po' di meno. L'avevamo già buttato terra a questo punto e abbiamo fatto più danno, ovviamente. Sì, è andata bene, gli abbiamo tolto molto di più. Vediamo se butto la terra. Cacchio. Dai, teniamo ancora il calcio alto. Ecco qua, vedete che lui aveva molti più skill point di noi, ma l'agility inizia a pagare. Infatti non ci toccano e muoiono, quindi anche con i punti più bassi abbiamo fatto un bel po' di guadagno. È andata abbastanza bene. Lui, guardate quante abilità ha usato qua, il pugno che toglieva addirittura 17, ragazzi, mamma mia, mamma mia. Per fortuna non ci ho colpito, o se ci ho colpito l'ho fatto poche volte. Va bene, allora siamo innamorati, abbiamo perso davvero poco. Dunque abbiamo l'incontro domani, tomorrow. Ok, quindi possiamo andare. Domani, tra l'altro, inizia fra poco. Volevo riportare questa 5. Il cibo c'è tutto. Potremmo stare in palestra fino a stasera. Ci vado senza l'aiuto di Roy. Pazienza, dai. Allora, il giorno è passato, giusto? Sì. Proviamo a fare questo qua. Costa 20. No, dice che abbiamo già fatto sufficienza oggi. Allora andiamo semplicemente ad allenarci. Grazie. Allora, prima di tutto riportiamo questa 5 che è fondamentale. Ci servirà proprio tutto. Dopodiché, non so se portare questa più in alto. Comunque, a skill point potremmo sbloccare questa. Almeno rimane fissa a 4. Secondo me può essere una buona idea. Però in realtà, visto che tanto ora stiamo pompando tanto questa, non so. Perché comunque già sopra 4, ora stiamo facendo fatica a tenerla più in alto del 4. Questa è la differenza. Il mood sale, quello sale, quindi possiamo fare l'incontro oggi senza problemi. Stare in palestra fino alla fine della giornata. Tanto abbiamo tantissimo cibo da parte, l'energia pure, siamo innamorati, ne consumiamo di meno. Dunque, tira un po' di pugni a quello lì. Come vedete sto potenziando davvero tantissimo la stamina. Chissà se riusciamo ad arrivare a 6, magari nel prossimo episodio. Ok.
Devo capire quale sia più efficiente, nel senso, questo dà tutti e tre, ma se li dà sempre è molto meglio di tutto. Magari però ci si stanca prima, non lo so. Tira un paio di pugni lì. Magari anche questa 9 potrebbe essere non male, visto che abbiamo un po' di bonus. Ok, siamo pronti per lo scontro di oggi. Pensavo mi mandasse da solo, invece no, ci andiamo noi. Ok, questo sembra essere un po' più debole di noi. Continuiamo con il nostro pugno segreto a Technician. Ce l'abbiamo anche noi però. Quindi dovremmo essere forti allo stesso modo. Abbiamo più vita. No, in realtà no, perché l'abbiamo subito colpito. Allora, ad Agility stiamo vincendo bene. 28-17 di combo. Buono. Considerate che abbiamo uno di forza, quindi tutti i nostri attacchi tolgono molto di meno. Ok. Bene, è andato giù. Farei proprio un episodio cortissimo, ragazzi. Magari lo possiamo già interrompere con questo scontro. Ok, forza. Dai, butto la terra. Giù, e vai. È davvero forte questo pugno. Toglie poco. Ma l'altro è sempre a terra. Glielo tiro nel collo. Tiro il colpo, la manata quella alla karate, no? Per spaccare i mattoni sul collo. E gli spacca tutto, diventa molto. Quindi Alonso è più forte di Gordo. Questo è il risultato. Ehi, congratulations! Hai preso il terzo posto della Lega. Oh, siamo già arrivati qua. Lo fai diventare sembra una cosa semplice. Siamo arrivati anche a 19 skill point. Grazie, Silver. Senti, devo dirti la verità: ho un problema con dei debiti. Una volta al locale del Don. Chi è questo Don? Soldi, Don? Di cosa stai parlando? Io non combatto. Io combatto e basta, non mi interessano i soldi. Sì, hai ragione, forse puoi aiutarmi. Visto, potresti perdere durante il terzo round? Ah, possiamo scegliere. Ecco, finalmente questo gioco cambia un po', diventa un po' RPG. E possiamo scegliere cosa fare. Abbiamo due risposte. Allora, fare cosa? Back off, quindi state zitto e stai contento che non ti sto spaccando la faccia perché ci ha chiesto di perdere il terzo round. Quindi no, comunque no. No way, sto cercando di farmi un nome da solo. Forse possiamo aiutarti in qualche modo. Allora, non ho intenzione di perdere, magari lo possiamo fare nella prossima volta. Oddio, come si fa a perdere? Perdere al terzo round è difficile perdere al terzo round, bisogna calcolare bene i tempi e poi contro chi siamo. No, comunque facciamo questa. Magari c'è un altro modo per aiutarti. Ok, prova a parlare con Mike, magari ha qualche idea. Andiamo a visitare Mike. Ok, sembri molto migliorato. Silver ha un problema di soldi, mi ha chiesto aiuto contro un gangster. Non vuole combattere. Allora, sì, si parla di qualcosa di anni fa. Conosco tutto a proposito di questo. Stop, purchase dream, link left, return medallion, your medallion. Il mio medaglione? Cioè? Allora, io ho preso il medaglione dopo che tuo padre è morto. Ah, quindi tu ci conosci da tantissimo tempo, eh? Potevi dirselo anche prima, caro amico. Ma tu eri troppo piccolo. È iniziato un filmato. Bene. Nessuno conosce da dove arriva il medaglione, ma aiuta a risvegliare poteri infiniti all'interno della propria persona. Si dice che. Oh, ma cosa sta diventando, ragazzi? Si dice che nei tempi antichi abbia dato sempre potere a chi l'ha indossato. Negli anni le persone sono diventate protette. È finito il tempo, ma ci guardiamo il filmato comunque. Per più di 20 anni tuo padre e altri 3 amici l'hanno protetto e io ero uno di loro. Ok, quindi ci sono altre 2 persone misteriose. Noi abbiamo deciso di creare il Punch Club. Wow! Quindi sta iniziando. Siamo entrati nel vivo della serie, ragazzi. Mi sarebbe piaciuto tantissimo farlo in italiano, sto pezzo, mannaggia. Allora, significa che chiede l'aiuto del Punch Club, che è un potente artefatto. Un artefatto? È una roba un po' strana. Io penso che dovrei chiedere a Silver di ridarmelo indietro. Cacchio, Silver.
Allora, Silver, il medaglione. Dov'è il medaglione? Mick mi ha raccontato ogni cosa. I had a bad day. Scusate, sto leggendo. Sì, l'ho dato a quel signore là per coprire i miei debiti. Hai dato a lui un artefatto magico? Al gangster? Cosa c'hai di sbagliato in te, Silver? What's is wrong for you? Sì, hai ragione. Ha detto che volevo uccidermi, però. Ok, calma, calma. I guess I should go to be. Penso che andrò a visitare il Don. Ok, ragazzi, la prossima volta andiamo a messa. Ho fatto vedere la bottiglia. Non andiamo a messa, questo qua è un gangster, il Don. Sarà un italo americano di sicuro. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se così, fatemelo sapere. Scrivetemi nei commenti cosa fare con questi 19 skill point. Se bloccare la resistenza 4 o prendere questo calcio qui o prendere questo skill point. Però ditemi voi cosa fare tra queste tre. Ci vediamo in un prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti!